Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare del nuovo LG V30 che è stato appena presentato qui alla conferenza di LG. Ma prima, sigla! Eccolo qui il nuovo LG V30 che possiamo vedere già più da vicino. Caratteristica principale di questo smartphone è che abbiamo un display full vision proprio come quello del G6, però questa volta, per la prima volta su uno smartphone LG, abbiamo la tecnologia OLED che ormai LG ha sviluppato negli ultimi anni attraverso i suoi display televisivi. Ci aspettavamo, perché il vecchio LG V20 aveva un doppio display, quindi un display piccolino su questa parte. Adesso non ce l'abbiamo più, perché il display è diventato un floating display, ovvero è galleggiante. Possiamo vederlo infatti proprio qui abbiamo il floating display che si può muovere, diciamo togliere e rimettere, e potete impostarlo un po' come preferite. Potete metterci potete scegliere che cosa vedere attraverso il floating display. Personalmente non mi fa impazzire, avrei preferito il mini display sulla parte superiore, però questa è stata la nuova scelta di LG. Il display è veramente bellissimo, proporzione full vision, quindi 18 noni proprio come il G6. La particolarità è che LG con questo nuovo smartphone si è focalizzata totalmente sulla multimedialità, perché infatti all'interno della fotocamera in cui abbiamo, come anche il G6, doppia fotocamera con doppio sensore, uno grandangolare e uno normale, ma la particolarità è che si sta puntando tutto sul videomaking. Infatti, vediamo se riesco a trovarlo, proviamo a registrare un video, tra l'altro come vedete molto stabilizzato, ci piace tantissimo. Qua in questo momento siamo nella versione widescreen, invece questa è la fotocamera normale. Ripassiamo di nuovo alla grandangolare, come potete vedere è stata anche migliorata la visione. Solitamente, se ci avete mai fatto caso, nel grandangolo avete gli angoli sulle linee rette un po' che tendono verso il basso, in questo caso invece abbiamo delle linee perfettamente rette. È stato quindi sistemato un pochino quel problema del fisheye, dell'arrotondamento sui lati. Abbiamo anche la nuova modalità cinema che vi permette di applicare dei filtri che assomigliano tantissimo al color grading. Ci sono 15 filtri già settati. Inoltre abbiamo anche il point zoom che è stato fatto vedere durante la conferenza. Basterà andare su mod e scegliere cine video, quindi non dovete rimanere in automatico ma su cine video. Clicchiamo su cine video e partiamo subito. La prima cosa che potete scegliere sono i filtri, che sono questi, quindi potete già registrare con un color grading che deciderete voi. Ovviamente non sono dei semplici filtri, proprio perché hanno una qualità quasi cinematografica. Detto ciò, potete anche selezionare il point zoom. Cosa vuol dire questo? Potete scegliere in quale posto zoomare. Scegliamo la faccia di un malcapitato, che magari è questo ragazzo qua, e facendo questa cosa qua, guardate che zoom graduale che otteniamo, e stiamo zoomando proprio lì dove abbiamo scelto noi. Questo vi permette quindi di avere una scena totalmente diversa rispetto ai vecchi smartphone. Guardiamo anche la parte retrostante di questo LG V30. Innanzitutto abbiamo il logo di Bang & Olufsen qui bello in bella vista, perché tutto il sistema audio, il comparto audio, è stato sviluppato insieme a Bang & Olufsen. Abbiamo uno speaker mono sulla parte posteriore, e per la mia gioia abbiamo sempre il jack per le cuffie sulla parte anteriore, sulla parte alta dello smartphone. Altra cosa, sempre sul retro, abbiamo un retro questa volta fatto in vetro, che non dovrebbe catturare tantissimo le impronte. Infatti, come potete vedere, sì, le impronte si vedono, ma non vengono catturate molto. Vedete? Non so se si vede. Quindi rimane tutto sommato abbastanza pulito ed è anche bello sbarluccicoso, quindi questo sicuramente ci piace molto. Le fotocamere non sono minimamente in rilievo, quindi sono a filo con la scocca, e niente, per adesso LG non ci ha ancora detto qual è il prezzo di questo smartphone, quindi non lo sappiamo. Però ho letto una cosa durante la
della presentazione c'era scritto che le caratteristiche tecniche e il design potranno variare in base ai mercati di vendita. Quindi questa cosa mi lascia un po' così. Quali saranno le differenze? La RAM, immagino, oppure la memoria interna? Due caratteristiche tecniche: innanzitutto Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Però, come vi dicevo prima, non si sa se le caratteristiche saranno uguali per tutto il mondo. Batteria da 3300 mAh, ce l'hanno venduta come una batteria che è molto ottimizzata, quindi durerà tantissimo. Questo però non possiamo garantirvelo, potremo dirvelo solo dopo che lo avremo provato. Altra caratteristica di cui vi volevo parlare è la compatibilità con Daydream. Se ci avviciniamo possiamo vedere che ci sono già preinstallate l'app di Daydream, ovvero l'app del visore VR di Google, e già un paio di app che potete già provare. Con 50 euro vi portate a casa il visore Daydream e potete utilizzarlo subito. La caratteristica principale di questo smartphone è che, avendo un display che supporta HDR10, dovreste avere delle immagini VR molto più nitide e molto più belle. Direi che per ora vi ho detto tutto quello che dovete sapere, più o meno, sicuramente mi sono dimenticata di qualcosa, ma vi ho detto più o meno tutto quello che dovete sapere in merito a questo smartphone. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima anteprima, sempre qui a IFA 2017. Un bacio, ciao!